Un dirigente del comune di Montesilvano demansionato 7 anni fa, quando c'era l'allora sindaco Cordoma. Oggi il giudice del lavoro riconosce che deve essere indennizzato di 170.000 euro che cadono proprio sulla giunta del sindaco Maragno. Perciò attualmente cosa succederà a Montesilvano? Abbiamo preso contezza di questa sentenza, si riferisce a un ricorso in materia di lavoro proposto dall'ingegner Di Donato, che in primo grado l'ha visto riconoscersi un diritto di credito nei confronti del comune di Montesilvano per 170.000 euro. Adesso, insieme alla struttura, insieme al responsabile del personale e all'avvocatura del comune, stiamo valutando se è il caso di ricorrere, come quasi certamente ricorreremo, in appello, anche in considerazione del fatto che attualmente queste somme il comune di Montesilvano non ce le ha disponibili. Ecco, in particolare poi in che modo si procederà nel caso in cui poi dovesse essere riconosciuto, il comune è tenuto a versarli tutti immediatamente? Nel momento in cui dovessero essergli riconosciuti con una sentenza passata in giudicato, allora dobbiamo mettere al portafoglio, come si suol dire, e rifondere queste somme. Ora verificheremo i prossimi passaggi sia con la giunta che con la struttura del comune, dopodiché prenderemo tutte le nostre decisioni. Attualmente come si trovano le casse di Montesilvano, del comune di Montesilvano? Siamo in una situazione drammatica, come molti altri enti. Noi in particolar modo abbiamo un deficit strutturale che si protrae ormai da diversi anni e stiamo cercando di tagliare tutte le spese, ma probabilmente questo non è sufficiente, dovremo ricorrere a delle misure straordinarie per ripianare la posizione deficitaria.